Ore 21, benvenuti a Replay dallo studio centrale di TV6. Dunque, tre sconfitte, un pareggio e due vittorie. Questo è lo score del Pescara che ha toccato il fondo nella partita di venerdì sera contro il Crotone. C'è molta preoccupazione negli ambienti sportivi bianco-azzurri. Domenica, derby marchigiano-abruzzese ad Ascoli. E diciamo subito che la regia con Andrea Costantini ha preparato questo titolo per non calare a picchio, perché l'Ascoli ovviamente è squadra attualmente temibile, è in campo questa sera sul terreno della Cremonese, ma abbiamo tanti argomenti, quindi andiamo a presentare subito gli ospiti della puntata. Buonasera a Totò De Leonardis. Ciao Totò, ben rivisto. Al suo fianco ritrovo con piacere un volto molto conosciuto a Pescara, poi parleremo della sua storia, anche se è già conosciuta, Gianluca Pacchiarotti. Buonasera Gianluca, buonasera, ben ritrovato. Grazie per l'invito. Così come un ben ritrovato Lodò, un imprenditore che divide la sua vita tra Pescara e Ascoli, è la titolare della catena di Notti d'Oro, l'imprenditore Antonio D'Angelo. Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Poi vado a salutare Francesco Di Francesco, altro compagno di viaggio. Francesco, buonasera. Un bentornato anche al professor Pietro Literio. Buonasera Pietro, ben rivisto. Grazie, e un ben ritrovato anche a Riccardo Clinco. Buonasera Ricco. Buonasera a te. Andiamo in regia. Andrea Costantini, buonasera anche a te, complimenti per il titolo. Grazie Enrico, buonasera agli amici da casa, buonasera agli ospiti in studio. Si sta giocando in Serie A e in Serie B. In Serie B è appena iniziata la gara che interessa la futura avversaria del Pescara, l'Ascoli, che è impegnato a Cremona, ovviamente 0-0 il parziale in questi primi minuti. In Serie A botta e risposta nel giro dei primi 15 minuti tra Parma e Torino, il posticipo che chiude la sesta giornata del massimo campionato. Kulusevski per il Parma, il pari di Ansaldi per il Torino. A te. Un saluto ovviamente a Maurizio Daguin in regia, alle telecamere abbiamo questa sera Roberto Pulimanti per la Publivideo e Gaetano Terio per la GT Foto. Ripeto, abbiamo tanti argomenti perché non è un momento facile per il Pescara dopo questa sconfitta pesantissima con il Crotone. Francesco, te l'aspettavi? Porca miseria, chi ti vuole aspettare? No, ma poi soprattutto la prestazione è stata negativa. Io l'ho detto prima scherzando dalla trasmissione, in 48 ore ho vissuto tre partite, tre cose penose, va? Per non usare aggettivi più pesanti. Prima il Pescara, poi il Teramo e poi il Milan. Tu immagina questa notte per prendere sonno, per prendere sonno, che è successo? Però adesso fermiamoci a Pescara, perché il Milan non dobbiamo parlare, il Teramo domani sera. E il Pescara, una prestazione così negativa, io penso che non se l'aspettava nemmeno il più pessimista tra i tifosi del Pescara e il più ottimista tra i tifosi del Crotone, perché non... Vabbè, poi cercheremo di capire. Non c'è stata partita in primo giro veloce per sentire gli umori. In troppi hanno giocato male. Ecco, distanza di tre giorni. Totò, anche a te un po' la stessa la riflessione, era difficile prevedere una gara del genere? No, assolutamente no, assolutamente no, ma anche non solo per il Pescara, ma anche per il Crotone. Cioè, un Crotone a quei livelli penso che non se l'aspettasse nessuno. Tra l'altro Ben Ali è stato il grandissimo protagonista, sembrava veramente Iniesta, perché a me mi ha ricordato quel giocatore, a tutto campo, come avevamo visto ai tempi di Oti, che purtroppo poi non abbiamo potuto vedere con Zeman per scelte tecniche. Addirittura un gol di testa poi. Sì, gol di testa, ma soprattutto è stato l'ispiratore di questa squadra, che insomma ha veramente messo le corde in ginocchio il Pescara. Quel Pescara, ovvio che non me l'aspettavo a questi livelli, è stato veramente, direi proprio questo il vero passo indietro che ha fatto la squadra in questo momento, perché insomma l'avvio era stato discreto, le altre partite più o meno giocate, che so, magari mezz'ora, lì è stata una partita veramente del tutto negativa, senza, non è nemmeno che puoi stare a vedere che magari c'è un giocatore che ha reso di meno altro, proprio non c'è stata la squadra, voglio dire. Riccardo, parto da voi che ci siete sempre in trasmissione. È stata... Sei senza parole. Sì,
proprio è difficile, basta così, è difficile, è difficile commentare cantava, perché senza parole chi la cantava hai, no. Senza parole questa non me la ricordo, sì, no? Senza... vabbè, andiamo avanti. È difficile commentare questa partita perché è veramente inaspettata, cioè non ci si aspettava sia il Crotone in questa condizione che il Pescara. Diciamo che era una squadra tra una squadra e 11 persone in campo, perché noi eravamo tutto tranne che la squadra, che è una squadra. Purtroppo abbiamo fatto veramente un passo indietro su tutti i reparti, in sicurezza, grandi difficoltà. Però devo dire una cosa. No, tu dei sai... però ne parliamo dopo, ok? Dei però ne parliamo dopo. Ci sono ovviamente però, motivazioni per, sì. Per no, questa gara. Fammi dire solamente una cosa, sì. Dire. È successo un episodio, adesso però non... Sono cose che possono capitare nel mondo del calcio, sbagli completamente una partita, loro l'hanno indovinata completamente, è successo quello che è successo. Cioè non è che poi però bisogna buttare via tutto quello che è il lavoro che beh, si sta questo, facendo. Su questo, sai, le valutazioni sono un po' diverse perché molti ritengono che la squadra dall'inizio del campionato stenta a livello di gioco, anche come identità, però ognuno ha una visuale diversa. Quindi... Ne parliamo dopo. Ok. Tonino, a fine partita cosa hai pensato? No, ho pensato che è stata più che altro un episodio. Cioè è vero che dall'inizio del campionato, però ecco, come dicono anche gli amici, cioè, secondo me è stata una partita proprio di un blackout totale della squadra. Cioè non c'è stato uno dei 10-11 giocatori che puoi dire ha giocato. Sono state 11 persone, per cui penso che sia anche un problema forse anche a livello mentale. Abbiamo preso il gol, probabilmente è stato anche questo, perché non può essere così brutta proprio totalmente, anche perché se è così brutta... C'è da preoccuparsi. C'è da molto preoccuparsi. Non Gianluca, penso che sia sei questo. Sulla stessa lunghezza degli altri o hai qualche altra chiave di lettura? Ma, direi che è stata comunque anche una involuzione rispetto alla gara con l'Entella, che comunque era stata anche a livello di gioco un po' più propositiva. Si era visto qualcosa. Sì. Male nell'infrasettimanale a Cittadella, obiettivamente. È malissimo venerdì, nonostante con Galano, Maniero e Cisco davanti, che sono stati poi rimpiazzati nel secondo tempo, ci sono stati tre cambi riguardanti il reparto offensivo. Questa la dice lunga sulla difficoltà che magari anche di ordine tattico che sta vivendo il mister. Però al di là di questo, niente, bisogna ripartire subito. E secondo me, paradossalmente, la gara di Ascoli arriva al momento giusto, perché quella è una gara che devi affrontare a livello mentale in tutt'altra maniera, perché il Pescara di venerdì è stato oggettivamente deludente. Cioè, ci saranno forti motivazioni, quindi anche se le difficoltà sono notevoli, perché l'Ascoli sì, sicuramente, però la classica partita dove le motivazioni arrivano da sole. Come hai detto, in tutt'altra maniera, in tutt'altra maniera. Subito l'Italia è stato chiamato in causa perché qualcuno, credo proprio Tonino, ha detto non vorrei che ci fosse stato mentale. Un blackout, un problema mentale. Sei di questo avviso? Perché poi la psicologia nel calcio... Sì, si chiama in causa quando le cose vanno male, quando vanno bene non se ne parla. Non se ne parla, e certo, si dà per scontato come l'ossigeno, no? Esatto. Se ne accorgi quando non ce l'hai che ti manca. Beh, Di Francesco... C'è dell'altro, insomma? Sì, sì, secondo me sì, adesso lo dico. Per citare Di Francesco che dice che ora... Lui? No, Di Francesco allenatore della Sampdoria, no? Che si trova un po' nelle condizioni... No, potessi dare pure lui. ...del Pescara, dove dice adesso conta solo, come dire, l'aspetto mentale, non conta più né l'aspetto tecnico né l'aspetto tattico. Quindi lì il gioco adesso, il ruolo è fondamentale della mente. Secondo me la realtà ce l'abbiamo davanti agli occhi. La condizione mentale del Pescara non è ottimale ed è calante, perché ce lo dicono i risultati. Ogni volta il Pescara passava in svantaggio nel primo tempo, recuperava e inseguiva e ha anche vinto. Però questo ci dimostra che la condizione mentale non è ottimale e adesso con le sconfitte è calante. Quindi c'è allora, tutto un ragionamento da fare. Dopo porteremo avanti questo discorso, però io vorrei tornare ad una dichiarazione dell'allenatore Zauri a fine partita, perché lui continua a parlare di salvezza, quindi il suo percorso non desta grosse preoccupazioni, a parte la prestazione offerta con il Crotone. Siamo in linea, in pratica, con i programmi. Poi, dando uno sguardo anche alle precedenti annate, 7 punti conquistati da Zauri nelle prime 6 giornate hanno fatto peggio il Pescara di Baroni con 3 punti nel 2014 e nel 2015 e anche il Pescara di Marino con 6 punti nel 2013 e 2014. Stesso punteggio di Zeman,
7 punti in 6 gare, mentre hanno fatto meglio il Pescara di Oddo con 9 punti e soprattutto il Pescara di Pillon con 12 punti nella passata stagione. Adesso non preoccupa forse la classifica, preoccupa lo stato della squadra, l'atteggiamento tecnico-tattico, la debolezza psicologica, però sentiamo subito Zauro, perché lui sottolinea questo fatto. Continua a parlare di salvezza, è un piccolo flash, anche perché è in linea con quello che disse nel primo giorno di ritiro. E dopo risentiremo anche quella frase. Sentiamo subito Zauri cosa ha detto a fine partita. 3 partite, un solo punto all'attivo, è già una piccola crisi per il Pescara, anche se siamo appena dopo 6 giornate. No, il problema secondo me era un altro, aspettarsi che le vincessimo tutte. Sicuramente lo spettacolo visto non è quello che vogliamo fare. Il Pescara è una squadra giovane che ha bisogno di crescere, di fare esperienza. Purtroppo questa è abbastanza traumatica visto il risultato, ma insomma il Pescara è una squadra che lotterà secondo me per la salvezza, perché questo è quello che vogliamo fare, quindi volare non basso, di più come ho sempre detto, quindi chiaramente chi parla di altre cose non vuole bene al Pescara. Allora, Zauri indica questo discorso salvezza, ma ripeto, è più preoccupante la prestazione che non la classifica. No, la prestazione è preoccupante allo stesso modo delle dichiarazioni che abbiamo sentito di Zauri, perché intanto nessuno aveva parlato di qualcosa di molto diverso, ossia di un campionato tranquillo, e se disputi un campionato tranquillo significa che forse a 3 giornate dalla fine, basta andare a rivedere le classifiche degli ultimi anni, a 3 giorni dalla fine puoi ancora sperare di centrare un posto nei playoff. La classifica sempre nella parte centrale abbastanza corta, però questa dichiarazione è così forte, siamo partiti per raggiungere salvezza, l'ho sempre detto, e quasi a voler giustificare la figuraccia con il Crotone e la sconfitta in un'altra partita. Chi è d'accordo con questo argomento e chi no? Con il Cittadella mi sembra una forzatura. Scusa, tu hai letto i numeri freddi, no? Quindi sì, se facciamo i paragoni non c'è tanta differenza. Però ragioniamo sulla prestazione, come hai detto tu, sul gioco. Voi vi divertite quando vedete il Pescara ultimamente o nelle ultime 2 partite? Io no. Beh, assolutamente no. Vi convince, vi soddisfa? Non a me no. Non entravamo nemmeno l'anno scorso. Io sarei disposto anche a perdere volentieri, ma con un gioco convincente, continuo e chiaro. Questo manca al Pescara, questo fa parte della condizione mentale che è proprio, come dire, a terra, come dicevamo prima. Chi è d'accordo con Literio e chi con Di Francesco? Che versione date? Io penso che contro il Pordenone si era visto anche una squadra abbastanza propositiva. Ma c'è un motivo. Ecco, c'è un motivo. C'era stata una partita che tutti quanti... Non c'erano gli infortuni, perché è da lì che il Pescara è iniziato a calare. La condizione mentale arriva pure grazie anche ai risultati. In questo momento c'è stato un po' di confusione, perché tu perdi 2 partite in 3 giorni, chiaramente qualcosa nella testa pure dei giocatori viene un po'... Sì, ma perché Zauri continua a parlare di salvezza? Perché c'è una considerazione diversa di questa squadra. Ma bisogna vedere anche i programmi iniziali. Io credo che si sia sentito prima della stagione, che solitamente ci si sente, si fanno dei programmi. Oggi il calcio si programma, lo sappiamo. Certo, e probabilmente certo, nell'intenzione della ma proprietà. Non è necessario, scusa, interrompo, ribadire dirlo, quello che non ci hai detto. A mezz'ora da una partita che non così disastrosa sembra quasi a voler giustificare la sconfitta. Abbiamo giocato male, non ci abbiamo capito niente, però ricordatevi che noi ci dobbiamo salvare e quindi la posizione in classifica è giusta. Questa sconfitta non crea problemi. Come non crea problemi? Perché il modo. Dopo Cittadella, anche in altre trasmissioni all'indomani di partite non brillanti, nessuno era andato mai avanti nella critica, ma come la partita di venerdì, non scherziamo, cioè non può, secondo me, un allenatore, tra l'altro con l'esperienza di giocatore che azzarda, che inutile che mi dite non ha l'esperienza del giocatore, ha giocato a dei livelli alti, talmente alti, che l'esperienza te la fai come uno che c'ha sempre. Literio e poi Totò. È diverso da allenatore che da giocatore. Ma restiamo su queste dichiarazioni. Scusa, Francesco. La squadra e stasera l'intervento deve essere breve perché siamo in tanti. Literio. Dunque, io sono d'accordo in parte sul ragionamento di Francesco. Qui la fase calante è iniziata dopo gli infortuni e comunque quello che sta facendo Zauri è quello di buttare acqua sul fuoco, cerca di abbassare le aspettative, le tensioni, ma secondo me così le alza, e se volete vi spiego pure perché. Totò?
lo dico in latino, excusatio non petita, accusatio manifesta, vuol dire che si sta traducendo, secondo me, ma tante citazioni quello che ha detto pure Francesco, secondo me era fuori luogo che lui facesse questa uscita, lì c'era secondo me soprattutto da parlare sul piano tecnico della partita, di come è andata, del perché. Attenzione, lo ha fatto, noi adesso abbiamo preso questo spezzone perché si è preso anche ma che abbia preso lui, si sia preso le responsabilità, sì, eccetera, però il problema secondo me in questa storia nessuno ci ha chiesto la promozione, questo, in questo momento dopo sei giornate mi sembra del tutto fuori luogo, anche cioè, che lo dica l'allenatore, voglio dire, non ha nessun senso. Il problema vero è appunto quello di questa squadra che ha cominciato un po' crescendo, poi un po' calando, alla fine per via degli infortuni, come dire, che sono molto importanti per l'assenza, per i tanti cambiamenti che ci sono stati, per forza adesso di cose, parliamo, eccetera. E quindi questa, secondo me, ha avuto un processo di crescita che si è interrotto, all'improvviso adesso si ritrova, veramente, a mio avviso, anche a reinventarsi una squadra concreta, a prescindere se deve lottare per la salvezza o meno, in questo momento è del tutto fuori luogo anche parlarne, a mio avviso. Riccardo? È molto bello, intelligente lo spunto di quello che sarà adesso il futuro, perché lui ha cambiato 5 giocatori su 11, ha mischiato un po' le carte, adesso ripartire sarà un po' complicato, però devo dirti che è vero, abbiamo giocato male, però anche l'episodio d'inizio è vero che non ci sono mai, la partita ha girato male, però ti posso anche dire, e qua tutti parliamo di calcio da tanti anni, va dentro il gol di Maniero, magari cambia la partita, stiamo parlando di un'altra cosa. È vero che non si vive di episodi, però è anche vero che la squadra magari non perde quella motivazione, ma prende la motivazione, però magari la perdi anche in un altro modo, perché questa partita è stata un po' una disfatta. Certo. No, io penso, scusa Henry, no, sì, volendo, cioè la cosa, il segnale vero di come sta la squadra, a mio avviso l'ha dato il fatto che Machin sia l'unico che sia emerso, cioè l'individualità a prescindere dalla squadra è quello che ti ha fatto vedere qualcosa. Certo. Questo è proprio il segnale che in questo momento la squadra non ha quegli equilibri, quella capacità soprattutto di gioco collettivo, altrimenti tu il giocatore non lo vedi, cioè hai visto Benali, l'hai visto stratosferico, ma in una squadra che giocava quasi a memoria, poi, voglio dire, quando tu noti solo il singolo probabilmente è un problema. Lui intorno al 20° ha fatto alzare dalla panchina Crecco e Scognini, sì, esatto, perché probabilmente pensava di cambiare modulo. Sì, ho pensato anche sul 3-5-2, esatto, no? Proprio per infoltire il centrocampo. Evidentemente non l'ha fatto perché nell'ultimo quart'ora del primo tempo c'era stato un leggero risveglio, sì, esatto, però l'allenatore deve essere pronto in quel momento, certo, a prendere la decisione. Certo. Ed è andare, appunto, adesso questo è proprio il momento che comunque deve decidere. Come sottolineavamo, il risveglio da cosa dipende? Ce lo chiediamo? No, risveglio nel senso. No, sono d'accordo, è vero. Magari è vero, ma da cosa dipende? Giocando. È discontinuo, no? Quell'intensità, no? Quella voglia di combattere, quell'aggressività è discontinua nel Pescara. Non c'è una continuità, sì, ad esempio il Cittadella, facciamo l'esempio. Io penso Cittadella che cambierà modulo adesso, la prossima. Sì, infatti Andrea Costantini, che ha seguito l'allenamento, tra poco ci darà le informazioni, però vorrei sottolineare questo fatto, perché lui continua a parlare di salvezza? Nell'ambiente c'è qualcuno o è l'impressione che questa squadra possa fare di più? Perché lo disse anche il primo giorno di ritiro, Andrea, ce la fai risentire questa dichiarazione? Il primo giorno di ritiro, lì si usa a dire parliamo di salvezza, lo rifà a distanza di pochi mesi, risentiamolo ancora. Un altro lo faccio sugli obiettivi, possiamo dire che gli obiettivi della pesca saranno i playoff. In questo momento direi di no, perché chiaramente gli uomini per poter fare questo, per centrare questo obiettivo non ci sono, quindi aspettiamo la fine del mercato per avere un'idea più precisa della situazione. Poi, come dicevo prima, parlare di cose così grandi non mi interessa nemmeno, ma non sarei nemmeno vero, quindi per me veramente le squadre forti si salvano intanto velocemente, poi pensano a qualcos'altro, quindi vediamo di salvarci velocemente, altrimenti sarà veramente difficile, insomma. Questo è il primo giorno di ritiro. Salvarci velocemente, hai detto le squadre forti, sì, quelle che si ritrovano nella montagna. Tutti dicono che vogliono salvarsi. Salviamoci velocemente. C'è la paura sempre di dire. Non ha parlato di salvezza veloce, ha parlato di salvezza come obiettivo. Tranquillo. Ecco, di tranquillo, è completamente diverso, non scherziamo. Ma ripeto, per come la vedo io,
Mezz'ora dopo una prestazione così negativa, perché anche in altre partite il Pescara, Cittadella, allora perché non l'ha detto a Cittadella, dove era andato meno peggio, meno male, un po' meglio di come è andato con il Crotone. Stiamo ripercorrendo l'ultimo mese e mezzo dove Zauri ha cercato di costruire questa squadra tra le difficoltà degli infortuni. Io ho gran rispetto per il lavoro di Zauri. Secondo me ha cercato di tutelare un po' i giocatori dopo una guarda una del genere. Sto fatto di tutelare i giocatori? Però la partita se è un 3-0 così brutto. Io volevo dire che a Cosenza, dove il Pescara non era stato particolarmente bello, ma anche è stato redditizio dal punto di vista del gioco, sembrava che lui si era lamentato perché diceva che la linea era troppo bassa, e là a Cosenza è successo pure quel problema a Tumminello, che secondo me è facile parlare degli assenti, è stato anche un problema, cioè, che quello era un giocatore anche di Palmiero, che Palmiero l'assenza di Palmiero quando è pesante, e Palmiero pure, che Palmiero tecnicamente Enrico, un giocatore lo conosciamo. Quindi, gol della Cremonese con Soddimo, Cremonese 1 Ascoli 0. Lì sarà visto un Pescara pratico che faceva ben sperare. Evidentemente Zauri adesso sta pagando, poi non ci dimentichiamo anche un'altra cosa: Zauri è un allenatore che ha vissuto da giocatore delle piazze importanti, dei momenti importanti, ma da allenatore viene dalle giovanili, adesso sta gestendo delle pressioni diverse, e sicuramente le dichiarazioni anche del presidente domenica sera, che ha detto ci deve pensare lui, lo hanno un po' messo in ambascia. Sì, però l'intervista era stata fatta prima, non sapeva. Sì, sì, però lui forse questa situazione la conosce la piazza, sì, e sa che se le cose non girano per il verso giusto, sì, ovviamente come da altre parti, sì, a pagare sempre l'allenatore. Certo. No? Pietro? No, sono d'accordo che il giocattolo si è rotto nel momento più importante, cioè a Cosenza, con gli infortuni di Tumminello, di Palmiero e anche Bettella. Si è rotto il crociato a Zauri si è rotto il giocato, è come se qui se ne andasse Enrico, Totò e tutti e tre insieme, e cambia tutto poi, no? Il meglio. Questo sarà un po' però Francesco deve rimanere, poi non l'hai menzionato, non è stato nominato. E quindi Pietro si è rotto il giocattolo lì per questi infortuni, però lì, gli alibi fino a un certo punto contro, perché qui no, e lì conta saperci lavorare con la testa e quindi con la motivazione, l'aspetto motivazionale per compensare questa perdita. Io inviterei a risentire invece l'intervista dell'ultima partita, sì, con Crotone del difensore Bettella, sì, perché lui ha parlato sempre invece da allenatore. Bettella? Sì, sì. Giovane. Il giovane Bettella ha fatto delle dichiarazioni in positivo sulla, sì, squadra, che non ha fatto né Zauri né il presidente, che ha parlato di fare un campionato dignitoso. Quindi ha rincarato la dose di quindi Zauri. Quindi si sottolinea sempre questo aspetto. Sì, un po' depressiva. La comunicazione è un po' depressiva. Deprime. Ecco. Invece se sentiamo bene Bettella, è molto interessante l'intervista, no, che ha rilasciato. Noi sentiamo Zauri invece cosa ci dice dopo il mercato, perché spiega anche che forse lui voleva qualcos'altro diverso e non è arrivato. Poi completiamo il discorso, certo, e arriviamo alle motivazioni di questo periodo. Zauri 3, quindi, non il voto. Zauri 3. No, ma tutte le squadre di calcio partono a luglio con vogliono prendere 1000 giocatori, poi alla fine del mercato finisce, non ne pesi 1000, ne pesi 4-5, diciamo dei numeri a caso sto dicendo. E quindi in base a poi io chiedo un giocatore, un esterno a piede invertito, ti può arrivare un giocatore top, ti può arrivare un giocatore che deve crescere, quindi in base a quello, poi in base a quello che ti è arrivato, abbiamo fatto, io ho sempre detto che ho chiesto delle caratteristiche ben precise, sono arrivate le caratteristiche che cercavo, numericamente a fine mercato ci siamo detti che mancava qualcosa perché non siamo riusciti a prendere magari un giocatore che non il nome, ma un altro giocatore da poter mettere in quel ruolo lì, e stiamo facendo quelli che abbiamo, ma non sono assolutamente né negativo, era semplicemente un dato oggettivo di quello che ci siamo detti a metà luglio più o meno, quello che è stato. E invece ci siamo accorti che questa squadra fa fatica a fare il 4-3-3, Totò? Beh, diciamo pure che un po' ce l'ha messo di suo Luciano, perché ha iniziato con quello 4-3-3 del tutto anomalo che non poteva funzionare, quindi la prima parte se ne andava, sì, magari non aveva grosse alternative, però che so, di grazia Cisco c'era anche allora. Per cui il primo mese e mezzo è stato un po', diciamo, bruciato da questa soluzione che non poteva funzionare, cioè con i due centravanti, il Galano da tutte le parti, e lui stesso è stato il primo a capirlo, voglio dire, per cui già questo è stato un passaggio che ha pesato a mio avviso. E poi nel momento in cui la squadra si sta assestando ha avuto questi problemi seri,
credo che pure questo abbia condizionato tantissimo la crescita della squadra, perché io in effetti un giocatore come Palmiero, al di là di Tumminello, come Palmiero, questa squadra era quello che aveva convinto di più al tipo di gioco che lui voleva fare, cioè era quello che dettava i tempi con le due, due mezzali che giocavano che e proponevano. Dopodiché, e che fa anche gol Palmiero. Certo, certo. Per cui questo processo è una cosa adesso preoccupante, perché questo processo a mio avviso si è interrotto all'improvviso e non è che... Quindi bisogna cambiare, votare parti. Soluzioni, sì, soluzioni che ovviamente sa solo l'allenatore, però è ovvio che non è facile riprendere un lavoro, è come se lui avesse fatto già due volte il lavoro, insomma, prima nella fase precampionato, vice campionato, poi il ritocco quando sono arrivati i rimforzi che lui voleva, perché Macini è arrivato dopo, è arrivato il difensore esterno, una serie di giocatori che hanno permesso comunque di ripartire in un certo modo. Ora quel processo in effetti si è fermato, cioè a meno che non vogliamo pensare che la gara col Crotone è stata proprio un episodio allucinante, però... Tu pensi questo? Io no, credo che invece questa squadra debba trovare delle motivazioni diverse, debba essere veramente ricostruita, ma lì c'entra appunto la mano dell'allenatore, ma soprattutto la collaborazione dei giocatori, perché è ovvio che senza giocatori non vai da nessuna parte. Riccardo, anche perché se tu analizzi tutte le partite, oggi come oggi chiunque non saprebbe dire chi è il terzo maestro titolare, al di là che Bazzano si è fatto male, tra Bazzano, Vitturini e Zappa, chi è il terzino, e Ciofani, però non ha mai giocato Ciofani, però c'è anche lui come terzino. Non sai chi è il terzino titolare sinistro tra Redrossa e Masciangelo, non sai a questo punto neanche chi sono i due centrali titolari, perché forse Scognamiglio è un po' in avanti degli altri, ma l'unica certezza che hai è che lui è sempre schierato, è Galano. Per forza di cose tu mi ne è andato via, non sai se è Brunori o Maniero, cioè lui non sai se è Di Grazia o Cisco. Ecco, cioè, questa confusione, questa confusione tecnico-tattica, questo, di chi sono figlie queste confusioni? Ma è figlia degli infortuni obbligati, perché l'attaccante ce l'aveva e si è fatto male, ed è figlio anche di forse della sua ricerca dell'uomo, quindi diamogli anche un po' di tempo, però il tempo sta scadendo, cioè lui deve trovare i suoi 11 uomini titolari. No, volevo aggiungere su questa cosa che dice Riccardo, che in una fase di crisi fare le ricerche di psicologia dello sport dimostrano che fare eccessivo turnover peggiora la situazione, perché rende ancora più instabile la situazione, quindi bisogna fare attenzione, come nell'ultima partita di Crotone dove ne ha cambiati 7. Vabbè, ma c'aveva 3 partite nel giro di una settimana, di 8 giorni. Ma venivi già da una sconfitta. Lo so, però pesante, il cambio di però anche un po'. Io voglio rispondere a questa cosa, perché io voglio... Siamo alla quinta giornata di campionato. Sesta giornata. Sì, esatto. Sesta giornata. Esatto. Stiamo parlando di gente... Giovane anche. Sì, giovane, sì, però che un trentenne giovane, sì, però tu, ma 3 partite nello spazio di 8 giorni, se non gliela fai adesso, però, significa che deve avere una rosa di 40 giocatori. A parte che tutti hanno giocato 3 partite, tutti hanno giocato 3 partite, tutti cambiano qualche elemento. Appunto, dico, ma lui ne ha cambiati 7. Ossia, io posso capire. Sono tanti giocatori, vero? La rosa, il Pescara, bella, ci sono pioni. Perdonatemi, ma c'è anche modo e modo di cambiare giocatori. Sì, sì, nel senso che tu puoi cambiare un giocatore 70esimo perché è stanco e lo fai riposare, magari non ce la fa gli ultimi 20 minuti, però ti faccio un esempio del terzino destro, pur che Zappa a me è piaciuto molto, ma Vitturini ha giocato molto bene, adesso Vitturini l'ha messo quando fuori. Quando ti è piaciuto Zappa? A me Zappa è piaciuto. L'altra sera? Secondo me invece cambia il modulo. L'altra sera sta andando in confusione. Direi che non è piaciuto a nessuno, ma è stata una partita particolare. No. Però per dirti che lui deve a questo punto, a mio avviso, credo che debba trovarsi veramente i suoi 11 uomini su cui puoi fare un po' più affidamento dei titolari e del riserve. Sì, ma lui prima era partito per fare il 3-4-3. Adesso sta vedendo che 4-3-3. È il 4-3-3. Adesso sta vedendo che non riesce. Sì, però, se anche tutti quanti già cominciano a parlare, anticipiamo velocemente il 3-5-2, lui... due davanti chi sono? No, ma al di là del modulo è Galano. Galano è un esterno di destra. Ma al di là del modulo, per 30 anni, scusami, ha giocato là, dove lo metti nel 3-5-2? Perché già adesso. Sì, ma al di là del modulo, lui ha 3 titolari. Ma lui ha 3 4-4-2, non può giocare. Lui ha Fiorillo, Membusciai e Galano, che sono i 3 giocatori degli altri in qualsiasi altro ruolo.
purtroppo per Pemino un infortunio, sarebbe il quarto. Tutti gli altri ruoli non sai neanche tu, perché non ci hai visto le partite, dire chi è il titolare o chi è un po' più avanti dell'altro. Facciamo l'esempio dell'esterno sinistro, Di Razzi ha giocato bene, sì, ma però anche Cisco a centrocampo non può giocare attualmente. Scusate, mi ha visto anche sistemare la non difesa. Non ce la fa Ricca con tre a centrocampo. È la difesa peggiore del campionato. Ma perché non è, non è protetta. Me, scusami, ando a buttare la croce, noi abbiamo in difesa giocatori come Campagnaro, lo stesso Del Grosso, che ti saranno utili in futuro, però vanno gestiti perché comunque hanno anche la loro età, certo, e i loro acciacchi. Certo. E quindi a mio avviso anche riproporre nella partita di Ascoli, dove ci vorrà sicuramente un assetto pugnace, diciamo, gente come Squagliamiglio, mi auguro che venga riproposto sicuramente, in alternativa a questi due che sono comunque giocatori che ti serviranno. Ma secondo voi dipende davvero dalla scelta degli uomini oppure è una crisi di identità? Pietro. Ma è chiaro, voi potete fare tutti i moduli che volete, già parlo di atteggiamento, 3-5-5-1, no, potete fare tutto quello che volete, ma se giochiamo con quell'intensità o scarsa intensità, certo, perderemo certo, comunque. Certo. Allora la priorità adesso non è l'aspetto tattico, tecnico, è l'aspetto mentale, motivazionale. Se non capiamo questo, il Pescara continuerà a perdere. No, noi possiamo anche capirlo, forse sono loro che devono capirlo. No, perché pure noi torniamo sulla tattica spesso qui. Sì, come, è l'atteggiamento quello che preoccupa. Quando parliamo di atteggiamento parliamo di motivazione, bravo, quindi di testa. Mi spieghi come si fa a motivare certo, Lungasai? No, non è Lungasai, esiste, no. Allora, esiste una tecnica ben precisa che si chiama mental training. Il mental training agisce sulla motivazione e sulle convinzioni dei giocatori. Quindi si fa una vera e propria preparazione mentale come si fa la preparazione fisica. La quindi richiede, la devono avere per forza. Cioè, la famosa fame, no? La famosa intensità, si allena con delle tecniche immaginative, con la comunicazione, con le tecniche che agiscono sul corpo, quindi tecniche anche di rilassamento, tipo il training autogeno. Scusami, è un insieme di tecniche che se volete ve le dico nel dettaglio. Lui si è fermato a Padre Eligio. Come l'anno scorso? Come? Lui si è fermato a Padre Eligio. Da vecchio milanista, no, io penso che era un motivazionale Padre Totò. Scusami Totò, anche perché se no l'alternativa è che ci si affida semplicemente o al caso o all'esperienza dell'allenatore che usa determinate modalità ma non sa nemmeno perché funzionano o non funzionano. Invece no, esistono delle strategie. Esatto, però fermo restando il principio che non credo che quello che dici tu si possa funzionare in quattro giorni. Cioè, voglio dire, quindi il problema vero è l'allenatore e i suoi giocatori, cioè il problema è da lavorare soprattutto su quello, poi puoi fare sui giocatori, sui anche giocatori, il lavoro che dici tu, ma che richiede una preparazione, ha bisogno di tempo. Ci sono anche delle tecniche, sì, però di emergenza momento, Totò, In questo momento, al di là di quello che appunto che tu giustamente stai dicendo, credo che sia il problema soprattutto di ritrovarsi, di avere, che l'allenatore abbia un'idea di come ripartire e che abbia i giocatori disponibili per fare quello che vuole fare, perché quella è la prima cosa, sì, da fare, al di là di quello che può questo essere il fatto motivazionale, che poi se lo devono trovare. Però i vecchi della squadra devono intervenire. Ma sì, e poi è tutto un insieme di cose, perché per questo a mio avviso è un momento molto, molto delicato della squadra, perché è quasi un momento in cui deve rifondarsi, perché quello che abbiamo, la striscia che abbiamo visto ci ha portato a questo, vuol dire, al di là di tutti gli aspetti motivazionali. Perché d'altronde Totò, l'arrivo di Zauri è stato motivato dal fatto di avere un gioco più propositivo rispetto, certo, alla passata stagione, di divertirci di più, esatto, altrimenti. Ma credo che lui ci abbia anche vincere come l'anno scorso giocando male, si voleva cambiare, sì, solo, cioè, appunto, ci voleva un'inversione di tendenza. Ma difatti, invece ora non arriva, non è che il modulo ti fa, sì, divertire di più o di meno, perché infatti, voglio dire, probabilmente quello, cioè, anche un 3-5-2 può essere, certo, può essere, del resto lo fa Conte con l'Inter, certo, dire. Quindi non è la fine del mondo, non è che dipende dal modulo, dipende proprio da come l'approccio che avrà questa squadra nel momento più difficile di questa prima fase a ritrovarsi, ad uscire fuori da questo che in effetti è una crisi soprattutto di identità, cioè questo è il problema vero, quindi là il lavoro è grosso a mio avviso. Andrea, allora intanto ci aggiorni sui posticipi.
Assolutamente Andrea? Sì, intanto in Serie A proprio in questo momento, poco prima dell'intervallo, è arrivato il gol del 2-2 perché nel periodo non collegato, diciamo così, il Torino era passato in vantaggio con un rigore di Belotti e in precedenza il Torino era rimasto in 10 uomini per espulsione di Bremer e il Parma aveva fallito un calcio di rigore con Gervinho. Poi il gol dell'1-2 di Belotti su rigore e ora il gol del 2-2 del Parma. Invece a Cremona siamo sempre sull'1-0 per la Cremonese, gran gol di Danilo Soddimo, Cremonese che sta spingendo tanto e l'Ascoli è in chiara difficoltà. Si sta giocando anche una gara nel girone A di Serie C, nel giro di mezz'ora il Monza ha segnato 3 reti sul campo della Juventus Under 23, quindi Juventus 0, Monza 3. Questo è l'aggiornamento dei posticipi. Andrea, prima di andare in pubblicità ci dai anche la notizia che riguarda vecchie vicende societarie del Pescara? Certo, assolutamente sì, perché nell'ambito del fallimento della Pescara Calcio 1936 per operazioni fatte nel 2007 e nel 2008 sono stati condannati gli ex vertici a 3 anni di reclusione, il presidente, l'allora presidente Massimiliano Pincione, 2 anni invece per i fratelli Gerardo Soglia, presidente, e Francesco Soglia, vicepresidente. Se scendiamo un pochino più nel dettaglio, Pincione è stato condannato per aver distratto 190.000 euro dalle casse del club attraverso un bonifico in favore della società inglese Camilla Limited che sarebbe risultata a lui riconducibile. I fratelli Soglia sono stati condannati per bancarotta preferenziale perché attraverso una triangolazione con la Caripe ed una terza società avrebbero compiuto un pagamento preferenziale di 2 milioni di euro in danno degli altri creditori a favore della stessa banca che vantava un credito dello stesso importo. Peraltro Francesco Soglia è stato invece assolto da un altro capo di imputazione che lo vedeva accusato di aver favorito un altro creditore in danno di altri tramite un assegno per 108.000 euro. A te. Beh. In trasmissione. Come te lo stai in America, Pincione? Perché chi racconta? Ricordi quella trasmissione, il collegamento telefonico, certo, con l'America? Certo. E io gli dissi: quindi lei ci sta dicendo che domani è a Pescara? Io domani sono a Pescara. Sono vecchie storie. Ci stiamo tutte in compagnia. Per fortuna sono vecchie storie. Linea alla regia, torneremo in studio quando l'abbiamo vinto. Da giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dorsal Falomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre. Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in diretta, ore 21:42 minuti. Andrea, non è cambiato nulla, no? Nei posticipi. No, intervallo a Parma e si gioca l'ultima. Senti, oggi sei stato al Poggio e sì, quindi ci sono delle variazioni in previsione di questa partita di Ascoli? Assolutamente sì, perché Zauri si è buttato a capofitto sul 3-5-2, oggi ha provato un paio di schieramenti proprio con questo nuovo assetto, volendo dire qualcosa. Insomma, in una formazione tra i difensori centrali c'erano Vitturini alternato a Ciofani come terzo di destra, Bettella centrale, a sinistra Scognamiglio. Nell'altra formazione Drudi centrale di destra, Campagnaro il centrale, Del Grosso centrale di sinistra, provati come quinti. A sinistra da una parte Crecco e dall'altra Masciangelo, a destra Zappa oppure uno tra Ciofani e Vitturini. Questo a grandi linee. Vabbè, si paventa dunque qualche variazione. Sono giorni di riflessione, Totò, anche in società, non lo so, dopo le dichiarazioni del presidente Sebastiani che ha detto piena fiducia a Zauri, però è lui ovviamente che deve risolvere i problemi. Frasi di circostanza o campanelli d'allarme per Zauri? No, credo frasi, l'ho sentito tante volte, insomma, anche sia alla vigilia di conferme che alla vigilia di esonere, insomma, per cui se la dichiarazione di un dirigente sembra da prendere con le molle, è difficile capire dove voglio arrivare. Certo, a rigor di logica. E tu come l'hai interpretato? Io la interpreto come insomma, una, diciamo, quasi non una prova d'appello, comunque. È giusto che, tenendo conto che poi c'è anche la sosta dopo Ascoli, per cui credo che per Ascoli non sia stato mai messo in discussione. Dipende molto da come reagirà la squadra in questo momento. Il fatto comunque che Zauri appunto abbia comunque capito che in questo momento questa squadra la deve rifondare proprio per trovare gli equilibri che ha perso, che sono sfumati, quelli prima erano abbastanza sottili, per via anche, come ho già detto, di infortuni importanti. La squadra che adesso va veramente rifondata per creare un gruppo solido di gente che è in grado di quindi di con andare tutte in campo. Le attenuanti del caso, infortuni, certo, però dipende molto appunto dalla questo prestazione. Questo progetto tecnico di Zauri sta vacillando, ma comunque voi? Non sta, diciamo che non sta decollando come era nelle attese della vigilia, voglio dire, anche perché io la dichiarazione di precampionato di Zauri l'ho apprezzata tantissimo, perché quello era la cosa, tra l'altro dicendo che in effetti era una squadra da completare, ed è quello che poi è successo, gli arrivi di Machin, Masciangelo e via dicendo, quindi lui aspettava, e non a caso nel momento in cui ha avuto a disposizione questi giocatori nuovi li ha buttati subito in campo, se ricorderà, ed è stata una vittoria in casa che dava l'impressione di una squadra che stava cambiando. Poi sicuramente molto molto stato determinante da questi gravi infortuni, io lo dissi. Quindi già Gianluca, tu che conosci questa piazza, che conosci anche il modo di lavorare del presidente, che non è un mangio allenatore, perché anzi aspetta secondo molti anche più del dovuto, come si sta ponendo davanti a questa realtà sicuramente non bella? Ma io, una dichiarazione di fiducia nei riguardi di Zauri è una dichiarazione coerente con quelle che era la sua linea, cioè quella di promuovere un allenatore che veniva dal settore giovanile, dove comunque aveva fatto bene,
e sicuramente di cui conosce le qualità tecniche e umane. È chiaro che però a questi livelli contano i risultati e quindi diciamo che questa partita di Ascoli può essere decisiva per Zauri. Andiamo un po' al succo della domanda. È una partita, io come dicevo all'inizio, che forse viene al momento giusto, perché si dovrà vedere un Pescara anche un po' più cattivo, più determinato. Il fatto stesso che lui voglia provare un centrocampo a 5 la dice molto. Ma sulla, soprattutto conta la reazione. La reazione mentale, al di là del risultato, conta veramente la prestazione, la reazione della, la reazione da squadra, perché quello che bisogna. Però se facesse un risultato positivo, scusate. Sì, potrebbe lavorare bene nella sosta, recuperare i giocatori. Quindi, secondo me è un patto di non belligeranza, dai, diciamo così. Secondo me anche se perde non rischia nulla, perché il momento in cui la società ha fatto una scelta del genere di prendere un allenatore in questo modo qua per poter giocare in un certo modo, penso che gli devi dare il tempo giusto. Non può essere che dopo 6 partite gli tranciamo le gambe. Cioè, il momento in cui fai una scelta del genere devi dargli un minimo di tempo. Questi per discorsi si stanno facendo anche a Milano per Giampaolo. Beh, sicuramente, se no dopo 6 partite a Genova per Di Francesco. Sì, ci sono, poi però dopo le cose cambiano. Sì, vabbè, se perdi altre 4 partite, allora poi a quel punto penso che nemmeno il presidente può. La dichiarazione di Zauri, per esempio, ci stavo pensando, Giampaolo al Milan aveva chiesto, al di là delle caratteristiche, parlando con, almeno questo hanno sempre riportato i giornali, determinati giocatori che non gli sono stati presi. È un discorso diverso. Il primo, esatto, il primo, oh. Il primo, comunque giocatore, il primo giocatore trattato dal Milan è stato Sensi, 2 mesi prima che lo prendesse l'Inter, e dopo ci volevano i soldi, e quindi, ossia, al di là degli errori che può aver commesso Giampaolo, la Juve fa la squadra, è la squadra dell'anno scorso. E c'è l'analogia con il Pescara, no? No, sono situazioni. Allora perché fai questo esempio? No, l'esempio l'ho fatto perché non mi hai ascoltato, che ho detto, riferendomi alla dichiarazione di Zauri quando ha detto i determinati giocatori, che lui si aspettava alcuni giocatori e ne sono arrivati altri. La fiducia della Zauri si è lamentato, Giampaolo non si è lamentato. Giampaolo non ha mai messo davanti quel Giampaolo, ha sempre detto. Zauri non si è lamentato. Francesco, lui la dichiarazione l'ha fatta prima degli arrivi, che poi sono arrivati. Vorrei dire, quel tempo si parlava dell'arrivo di Sottile. Era luglio, era il 13 luglio. Però era prima. Poi diciamo un'altra cosa. Ma dopo era in piena campagna acquisti, dai alla società in tempo di accontentarsi. Ma non sei lamentato allora. Però diciamo pure, Totò, che manca un mancuso da 20 gol, ci manca il centrocampista più forte della Serie B che sta a Parma quest'anno, e ci manca un esterno come Sottile. Cioè mancano 3 elementi a questa squadra, che 3 elementi che sono stati portanti di quel Pescara dello scorso anno. Anche questo bisogna dirlo, insomma. Questo va a favore di Zauri, anche a favore del mister, che insomma. Vorrei sottolineare che lo scorso ha fatto un bel cambio. Anzi, se tu credi, dobbiamo fare i complimenti alla primavera, che ha vinto 3-0 sì, anche la vittoria di Legrottaglia. Se tu credi in un progetto e credi in un allenatore, 6 giornate non puoi assolutamente poche per dare un giudizio. Certo. Determinante, decisivo, secondo me. Però nelle 6 giornate devi vedere una crescita, invece qua hai visto soprattutto nelle ultime 3 una decrescita. Certo. Questa è la preoccupazione, è che tu un tassellino alla volta. Già a Pescara non ne parlate mai, ci sono 2 direttori, c'è l'eminenza grigia, Repetto, e c'è è sempre presente, Repetto. Sì, ho capito, dico, quindi lo può aiutare pure Repetto, se ce n'è non è presente. E viene Zagrigia perché è uno che nel calcio ci sta una vita, sì. E secondo me ci capisce molto, ma molto di calcio. Ecco perché ho detto l'eminenza grigia. È un lavoro che sta facendo. Appunto, dico, no, non se ne parla mai. La presenza di Repetto e il consiglio di Repetto può essere di grosso aiuto in questo momento per Zauri. I giocatori. Io volevo aggiungere un altro elemento di riflessione. Io allargherei un attimo anche il campo di osservazione, perché se andiamo oltre le 6 gare, gli ultimi 2-3 anni il Pescara ha avuto un gioco altalenante poco convincente, e Zauri paga anche secondo me questo scotto, perché la gente è anche stanca di questo gioco con poca identità, con un'identità non chiara. Non dimentichiamoci che abbiamo rischiato anche la retrocessione, quindi è da qualche anno che
i tifosi vivono questo e sono anche stanchi, secondo me. Quindi le aspettative aumentano anche poi sulla squadra e su Zauri. L'ultimo campionato convincente sul piano del gioco fu quello della promozione di Otto, quindi nel 2015-2016, perché è passato del tempo. Non ci siamo divertiti con Pillon, però si vinceva, anche se però l'ultimo periodo, le ultime gare sono state entusiasmanti. Però a questo punto il tifoso si chiede: come abbiamo tolto Pillon, che non giocava bene, però facciamo punti, adesso ci ritroviamo senza gioco e senza punti. Quindi il malumore forse lievita anche per questo, per questo motivo. O no, Riccardo? Tu che sei stato sempre il nemico numero uno di Pillon. No, io non è che io sono un nemico di Pillon. Parlando, non è, non mi fare passare. Io ho sempre dedicato Pillon, perché a me il gioco di Pillon è mai piaciuto. Come ad esempio il gioco di Zauri mi piaceva. Ma sono situazioni diverse. Allora, Pillon tu lo stai giudicando su tutto il campionato. Zauri ha fatto 6 giornate. Io ti ho detto, sono preoccupato perché ho visto un'involuzione nel gioco di Zauri. Quando bisognerebbe vedere un mattoncino sempre in più per credere in una squadra. Invece abbiamo visto qualcosa e poi purtroppo è crollato. Mi rifaccio a quello che ha detto, a mio avviso, giustamente Totò: adesso è il momento di dare una svolta e di cambiare, perché purtroppo nelle prime 6 giornate cominciamo a rifare dei punti, devi rifare delle buone prestazioni. Per quanto riguarda la tua domanda iniziale, che era se rischia qualcosa perdendo ad Ascoli, per me no, perché devi dare comunque tempo. I valori dei giocatori ci sono, a mio avviso, perché comunque sono giocatori che arrivano da squadre di vertice. Zappa arriva dall'Inter, Bettella, cioè sono giocatori. Queste eventuali novità sul piano... Momento, occhio, ad Ascoli conta molto, è vero il risultato, ma conta molto la prestazione, nel senso come si comporterà la squadra, come sarà più che la sconfitta l'approccio. Se lotti, se c'è un minimo di ordine in campo, lotti, se poi quelli, l'avversario è più bravo, più forte, si chiami Asco, o si chiami Crotone, quello è un altro discorso. Ma l'altro giorno abbiamo visto una squadra che c'aveva i difensori e i centrocampisti qua e 3 attaccanti, così in mezzo al campo, 40 metri di vuoto, proprio delle cose assurde. Poi vengo da te, è vero, quello che diceva Francesco si chiama motivazione. In termini tecnici, a me quello che un po' preoccupa è quando Zauri ha dichiarato, ad esempio, che la squadra era bassa, ma lui aveva chiesto altro. Quindi sembra che in certi momenti la squadra non segue l'allenatore. Questo è da capire come mai. Riccardo, in un calcio dove c'è meno tecnica e più fisico, l'approccio fisico è importante. Noi siamo sembrati una squadra un po' stanco, un po' fermo, un po' in balia degli avversari, senza quella famosa grinta, quando ti dicevo anni fa magari bisogna sporcarsi i pantaloncini. Ecco, al di là del risultato di Ascoli, diceva Francesco, a mio avviso giustamente, devi lottare, devi fare una partita di grinta. Tonino, tu che dividi le giornate tra Ascoli e Pescara per la tua attività imprenditoriale, che clima c'è invece ad Ascoli, completamente diverso da qui? Euforia massima, loro sanno di avere una bella squadra quest'anno. Anche perché hanno un attacco fortissimo per la Serie B, c'ha Da Cruz, c'ha Scamacca che si è infortunato, c'ha Ninkovic, c'ha Ardemagni, c'ha Gerbo del Foggia, c'ha Padoin, hanno preso Gravion, hanno preso 2 bei portieri perché ha preso le ali. Insomma, hanno fatto una campagna acquisti quest'anno e loro hanno un'euforia pazzesca. In casa hanno sempre vinto. In casa hanno vinto tutte e tre le partite e questo potrebbe essere a nostro favore, perché le hanno vinte tutte e tre, anche con un po' di fortuna qualcuna, col Trapani non dovevano vincerla, però le hanno vinte. E io sono convinto, come dice Totò. I tifosi puntano in alto lì. Sì, sì, quest'anno puntano in alto, pensano di avere una buona squadra. D'altronde la Serie B quest'anno è fatta di 7-8 squadre. Possono dire gli amici ancora di più, che veramente sono forse superiori alla nostra, al Pescara. Ci sono veramente Cremonese, Ascoli, Benevento, ce ne sono, Totò, ci sono Perugia. Voglio dire che comunque non ci è sono una veramente partita classica da ultima spiaggia in cui tu devi... No, ma come ha detto Francesco, basterà avere una buona prestazione, cioè la reazione di questa squadra che non c'è stata nell'ultima. Cioè l'ultima partita è stata quella veramente da allargare i bracci, aiuto, che succede adesso? Certo. Quindi la reazione è la prima cosa importante, al di là di quello può essere, a mio avviso, il risultati. Io penso che la prestazione sia determinante anche nei giudizi di chi lavora nella società, voglio dire, perché questa è la chiave, voglio dire. E Gianluca, tu che... Prego, Pietro. No, questo che Totò chiama la reazione, sono d'accordo, è la reazione immediata di orgoglio, si solleva lì l'orgoglio e lì devi mettere i giocatori più in condizione.
cioè che si automotivano, che sono più in condizioni di forza mentale. Prima di andare da Pacchiarotti vorrei tornare da Andrea Costantini, perché per Balzano ci sono novità, nel senso che domani sarà sottoposto all'intervento chirurgico. Sì, no? mercoledì. Si sottoporrà a intervento chirurgico, per lui lesione del legamento crociato anteriore. Quindi insomma un infortunio che piuttosto simile a quello occorso a Tumminello. Quindi mercoledì operazione chirurgica per Antonio Balzano. Per fortuna Palmerio non è stato sottoposto all'intervento chirurgico, ma anche lui ha subito una lesione meno grave. Anzi, dico di più, Enrico, che Palmiero si è rivisto oggi sul campo del Poggio, non si è allenato in gruppo, si è allenato a parte, però prosegue il suo percorso di recupero, mentre oggi non si è allenato Castanos per una fastidiosa vescica al piede destro. Vuole essere un attenuante, ma sono fuori tre titolari. Magari quelli che giocheranno ci accorgeremo col passare delle settimane che sono più bravi di questi, noi ce lo auguriamo, ma tu sulla carta tu hai già perso soprattutto Tuminello e Palmiero, quasi insostituibili. Palmiero specialmente, un giocatore con le caratteristiche, con la visione di gioco di Palmiero non ce l'abbiamo. Magari Maniero e Brunori col passare delle settimane riusciranno a non far rimpiangere Tuminello, i difensori Balzano, però a oggi tu hai perso già tre titolari e questo non è un attenuante, è un dato di fatto, punto. Gianluca, Fiorillo questo inizio di campionato come lo stai vedendo? L'anno scorso è stato il migliore della stagione insieme a Mancuso. Ma forse a livello statistico ha preso più gol rispetto all'inizio. No, sicuramente la peggior difesa del campionato, esatto. Però lì le colpe sono da dire. Lui è un portiere che solitamente fa il suo con una certa tranquillità, dà abbastanza garanzie. C'è stato forse quell'episodio fuori dal campo, diciamo, con quelle dichiarazioni sì. Che lui si è sentito di fare. Sei d'accordo o no? Ma lui ha parlato, per chi non lo ha seguito, di clima un po' ostile da parte di una. Secondo me ha sbagliato un po' nella forma, nel senso che ha fatto bene a dire quello che si sentiva di dire, perché comunque un capitano deve sempre metterci la faccia e deve dire quello che si sente dire, però forse è stato un po' troppo diretto, nel senso che ha parlato di settori ben distinti, appunto. Sì. Non voglio usare il gioco di parole, però vabbè, ma sono cose che possono succedere. Non praticamente, tifosi che godono per le sconfitte del Pescara, per vedere fallire la società, un po' la mano, però evidentemente si sentiva di dire questo, è il capitano, e quindi il capitano può dire, secondo dividono me le dichiarazioni di Fiorillo? Secondo me sì, perché certo. Sono espressione anche di nervosismo del giocatore, secondo me non aiutano in questo momento rispetto alla piazza e al rapporto con i tifosi. Però evidentemente la squadra sta avvertendo questa problematica, altrimenti il Fiorillo di turno non si espone. Lui ha fatto questa dichiarazione in campo, però poi le cose non sono andate neanche bene, perché si è perso malamente. Sai, poi sono le cose, si concatenano, quando le cose vanno male, vanno male dalla testa ai piedi, come si dice, il magazziniere non va bene, il massaggiatore non va bene, cioè il calcio lo sappiamo, è fatto anche di questi piccoli equilibri, che sono anche equilibri sottili, però importanti. Però è paradossale che un tifoso si auguri che la propria squadra perda, perché insomma, io non voglio difendere nessuno, però veramente, ed è vero quello che ha detto Fiorillo, perché è vero che a Pescara, su questa piazza, e io non ho nessun problema nel dirlo, lo dico, tanta gente si augura che Pescara perda, perché alla fine, perdendo, vorrebbero la testa del presidente o chi per lui. Quindi questo ambiente sicuramente non aiuta i giocatori. Non è, mi sembra l'ambiente. Non è, infatti questo forse gli anni precedenti. Cioè, ma adesso questo però è anni che si trascina, pur ti dico la verità. Pur togliendo i tifosi della curva che hanno sempre incitato per tutta la partita la squadra, come devono fare? Perché il tifoso. Quello che dice Riccardo è verissimo, perché è oggi poi comandano i social, no? Sì. E sappiamo quando Pescara vince, a scrivere sono in 10-15, esatto. Quando perde 400-500 per sputare Io veleno. Ho conosciuto uno, si chiamava Pasquale, che trovò la moglie con l'amante e se lo tagliò. Lo so, però qui poi pagano tutti. Questo che voglio ripetere per l'ennesima volta: il clima che si respira allo stadio non è appunto quello che di queste esternazioni che arrivano via social. Il clima credo che sia un clima anche sereno, anche di fronte a una partita come io non ho sentito fischi, voglio dire. Allo stadio è vero. Voglio dire, allo stadio parliamo del Milan. Al Milan 25.000 persone hanno lasciato lo stadio tra i fischi, ma a Pescara dopo lo 0-3, durante lo 0-3 non c'è stata questa contestazione che poi appare sui social con Gattia, ovviamente, cioè, e la differenza è quella, perché chi va allo stadio
sbaglio, a mio avviso, ma già l'anno scorso, anche due anni fa, vuol dire. Anche serenamente, no? Durante la settimana. Sì, quindi si può dire che è una piazza. No, difatti, io onestamente l'uscita di Fiorino non l'ho capita. Forse non è stata esatto. Sì, troppo i social. Non è stata esatto, molto felice. L'ha fatta da capitano, però capitano che segue molti social, lei vuol dire, perché altrimenti non. Su questo sono d'accordo. Senso. Quindi dovrebbero seguire meno i social. Perché se tornare, se non hai la forza di sopportare tante stronzate scritte sui social, non ci devi andare, perché sennò è una discussione, una lite continua. Mentre tu hai constatato, come ricordava Totò, dopo una prova, non una sconfitta, dopo una prova così penosa, non c'è stato un fischio. Non solo, la squadra sotto la curva dopo lo 0-3, al resto dello stadio che non ha fischiato. Appunto, bravo. Quindi c'erano tutti segnare di un problema. Che Gianluca, il problema social non oggi Fiorilla ha parlato prima. Meno male. Però erano altre cose, c'eravate voi che seguivate settimanalmente con queste trasmissioni, che a Pescara ci sono da una vita, c'era Totò che scrive, di Francesco che scriveva, bei tempi, però si viveva un clima sicuramente di Leonardo che scriveva, guardate cosa ha ritrovato la regia, proprio una pagina del Messaggero con la foto del gol di Maradona, ormai storico, eccolo qui, per la prima rete di Maradona in Italia, perché era il 1984. La mia rovina. 84, no? Però questo non ce l'ho, veramente. Questo bellissimo. La gol che ti fece da terra sotto la sua foto. Fu fatto il gol da terra. Lui. Foto. Gaetano Terra. Allora, cortesemente, se si può avere. Bellissimo. Grazie a te, grazie a Maradona. Guarda, devi ringraziare. Gaetano, devi ringraziare Pacchiarotti. Prima. Adesso hai compiuto 56 anni. Però è inutile ribadirlo. Tu detieni il record d'esordio in Serie A per un portiere a 16 anni, meglio di Donnarumma, perché ricordiamo. Statistiche, dai. Allora era pure razionale. A 16 anni e 6 mesi, Donnarumma a 16 anni e 8 mesi, quindi poi c'è stata quell'esperienza a Perugia, no? L'esordio in Serie A, però quella partita col Napoli Maradona ti ha messo, c'è qualche immagine, vediamo un po' Andrea Costantini, ti ha messo in vetrina, oppure è stato quel gol di Maradona, eccolo qui, che qui c'è una parata, mi sembra, da parte tua. Sì, meno male, eccola. Su deviazione. E poi il primo giorno di Maradona ti porta ovviamente tutti gli occhi addosso, e poi arriva questo gol. La frittata, diciamo. Che frittata, bellissimo, dai. Ma guarda, questo solo Maradona. Ha fatto a Belotti l'altro ieri, ha fatto un gol del genere. Questa è la più difficile, questa da terra. Ti disse qualcosa Maradona, no, quel giorno? No, ma Maradona mi regalò la maglia, alla fine del partito. Non ce l'ho più la maglia. Là c'era Ronzani, c'era Di Cicco, Livotto. No, quello che è andato lui è Di Cicco, no? Guarda dove sta. Che scelta. Adesso le immagini sono un po'. Che bene. Però io ero già vecchio. Adesso pure 84. Sì, avevo 21 anni appena compiuti, quindi ero vecchio. Adesso pure Maradona oggi viene esonerato. Pescara cosa ti ha lasciato come esperienza calcistica? Perché poi hai fatto altre tappe, Casertano. Diciamo che io sono nato calcisticamente qui, sono di Scafa originario, anche se sono nato a Roma, però diciamo che sono nato a Pescara, perché nel 77 entrai nei giovanissimi e mi facevano fare il raccattapalle la domenica, il primo campionato di Serie A, quindi mi mettevo dietro, vedevo tutto, osservavo tutto. Ma è stata una bella parentesi. Chi era il portiere che ti piaceva di più seguire quando facevi il raccattapalle? Beh, io quando ho avuto la fortuna Piloni. Il primo anno di, a parte Piloni che ricordiamo Piloni. Tutti con piacere, no? Ho avuto la fortuna di guardare Zoff, Castellini, Ivano Bordone dell'Inter, no? E quindi diciamo per me sono dei ricordi bellissimi. Albertosi. Anche Albertosi Martina. Che Martina ancora c'è. Parava tutto, però diciamo che è stato il coronamento di un sogno, anche se non è che ho fatto una carriera qui a Pescara, non ho lasciato un segno, però sono stato 5 anni con i professionisti. Senti, dei portieri invece di Pescara, secondo te chi meritava di più? Qui abbiamo avuto, aiutami, Marcello, Gatta, no, parlo proprio di Pescarese, Pirri, mi ricordo adesso dei portieri che non hanno avuto una gran carriera, invece Gatta
ha fatto carriera, De Santis non è di Pescara ma è di Guardia Grele, però lo possiamo considerare abruzzese. No, vabbè, ma diciamo che De Santis forse è quello di questo lotto che ha fatto la carriera più prestigiosa, è arrivato a giocare in Champions League e quindi credo che sia il massimo nei tempi moderni del calcio. Però diciamo io stimo molto Gatta, perché Gatta è entrato così in punta di piedi senza nessuna invidia, perché poi purtroppo tra portieri ci stanno queste invidie, queste cose, per non dire tra preparatori, vabbè, lasciamo perdere. Però Gatta si meritò questa cosa, perché comunque non era facile giovanissimo partire e vincere subito il campionato. Quello è un dato di merito verso questo ragazzo, che comunque mi hanno detto che è sempre un ragazzo umile, è vero, a posto, è vero. E quindi questo gli fa onore. È stato bravo in Brianza, è rimasto sempre lo stesso lui. Sì, per me fu un po' più difficile, perché all'epoca non si puntava tanto sui giovanissimi, però per me già è stato un onore vestire la maglia del Pescara. Più forte secondo te che ha militato nel Pescara? Beh, nella storia recente, oddio, ce ne sono diversi, è stato bravo pure, forse Santarelli è quello che ricordiamo tutti con molta poi Bordoni, Savorani, anche Paolo Bordoni, Savorani, Zinetti, sono stati, ci sono stati tanti, è difficile forse trovare Fiorillo tra questi? Ma Fiorillo, sì, come continuità sì, poi non ci dimentichiamo che Fiorillo è anche lui in partenza una promessa, scuola Juve, era arrivato anche nel giro delle nazionali e Pescara lo ha rigenerato e presumo che rimarrà qui ancora. Tu Tonino che abitavi dalle parti dello stadio, quindi li vedevi passare. Li ho visti, ci sono cresciuto, esatto, ci sono cresciuto con loro. Il portiere, il tuo idolo chi era? Vabbè, per me è stato Gatta, perché in quegli anni, l'anno della Serie A dell'86-87, per cui ce lo siamo ritrovati così, è stato un buon portiere. Il tuo mito, Totò, era la mia Caputo? Beh sì, l'ho seguito, ma era più Dicenzo, mi piaceva, la verità, perché era più spettacolare, almeno nei tempi che seguivo il Pescara, stiamo parlando... Che anno è, Totò? Poi Cimpiel, no? Che anno è, Totò? Beh sì, stiamo parlando del 60, del 61. Mamma mia, c'ho qualche anno, dai. Cimpiel te lo ricordi? No. Come? Capelli rossi. Rosso versione 74, 75 Cimpiel. 73, 74. Vedi, non me lo ricordo, 64, 55 anni, Cimpiel non me lo ricordo. Pescara Teramo, anche Ventura ha fatto la bella... Ventura, il portiere del Pescara, Ventura. Quando ha segnato Rosati... Che io mi ricordo il Pescara da Piloni in poi, Piloni molta Lo dice Rosati. Va bene, Franco Rosati dice che era gol. Va bene, Franco Rosati, e li presenti tu quando hai detto... Andiamo avanti, va. Bello ricordo, Pacchiarotti. L'episodio su Pacchiarotti. Sì. Allora lui era in ritiro con Tom Rosati. La ricordi? Sì. A un certo punto un giorno vado in ritiro e Tom Rosati mi dice: guarda, Pacchiarotti se n'è andato, mi fai il favore, vai dalla mamma di riportarmelo. Dove l'hai chiamato? No, sono venuto a casa. Sì, però la mattina dopo... Dove eri andato? Non era vero. C'era una storia. La mattina venne Tom dentro casa e poi vi ricordo questo, ricordo che prima eri venuto tu e poi il giorno dopo venne Tom, io dormivo. Sono stato mandato a ripescarlo. Mia mamma mi chiamò e mi disse: guarda che c'è una persona. Io in pigiama di Tom e rimasi così. Andiamo. Poi mi disse una cosa bellissima: abbiamo preso un romano fortissimo. Come se io ero un ragazzino, mi disse: era Tovaglieri questo romano, quindi ci aveva azzeccato. Sandro Tovaglieri. Senti, Giorno, comunque hai dato di più tu al calcio e hai ricevuto di meno dal calcio. Ma oddio, io sono. Diciamo, tu sono... sei umile, non lo ammetti, ma questa è la realtà. Perché poi con i tempi di oggi esordire a quell'età in Serie A. E lui era veramente un gran portiere. Ma poi la persona meritava, per bene. Meritava davvero una carriera diversa. Ma io vi ringrazio per l'attestato di stima. Non è facile. Ci credevamo tutti, perché era veramente però, un fenomeno. Forse avrà sbagliato qualcosa. Non anche solo lui per i capelli biondi, era proprio. Ci vuole costanza. Esatto. Poi la fortuna giovane, ci vuole. Anche. Ma sì, da giovane si fanno anche degli errori. Certo. Ma ci mancherebbe. Non so, quando fece l'esordio a Perugia, dove? A Perugia. A Perugia. C'era Paolo Rossi, no? Nel Perugia. Sì, sì. Allora, conferenza stampa a Perugia, lui parlava come un veterano, i colleghi là di Perugia, gli inviati, diceva: questo è un fenomeno. Questo anche Bettella l'ha fatto, tornando a quello che diceva Vitello. No, non c'è paragone, come parlava lui, dopo aver fatto pochi minuti in Serie A. Allora, Andrea, dopo torniamo da te per sapere cosa fai oggi, Gianluca. Andrea, novità da Cremona? Sempre 2-2 in Serie A tra Parma e Torino a Cremona, e appena iniziato il secondo tempo, palla gol importante per la cremonese con Ceravolo, gran parata di Leandro
Leali. Sottolineo che dopo l'intervallo, benché l'Ascoli sia sotto, Zanetti, il tecnico Zanetti, ha avvicendato Ardemagni con Rossetti. Ora bisognerà capire se è una scelta tecnica oppure se Ardemagni ha un acciacco e questo potrebbe mettere a rischio la sua presenza domenica prossima. Come? Scamacca è fuori? Scamacca non è stato neanche convocato, okay. E bisogna vedere se sarà in grado di recuperare. La coppia d'attacco è stata, che è stata scelta da Zanetti, Ardemagni da Cruz con Ninkovic a ridosso, ora è uscito Ardemagni, al suo posto Rossetti. Bene, andiamo in pubblicità e poi ultima fase della trasmissione, tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna lo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Biancheria Grandi Marchi, Borbonese, Blue Marine, New Joe, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 195 euro. Completo letto matrimoniale New Joe, 149 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Trapunta assortite Disney, 39,90 euro. Trapunta singola Caleffi, 24,50 euro. Asciugamani 1+1 Caleffi, 3,90 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it
Un quarto d'ora alla fine della trasmissione, non so, delle partite. Andrea, quanto manca per Cremonese-Ascoli? No, Cremonese-Ascoli sarà ancora lunga perché il secondo tempo è iniziato intorno alle 22.05, dunque mancherà ancora molto tempo alla fine della partita. Siamo più avanti invece a Parma, visto che la gara è iniziata alle ore 20.45. Ricordiamo che domani inizierà la prevendita dei biglietti per la partita di Ascoli, in programma domenica alle ore 21, purtroppo in concomitanza con Inter-Juventus, quindi molti si divideranno. Antonio, ci siamo dimenticati però di qualche... Fosse per Pescara? No, parlo di... O ad Ascoli, perché... O si vede... Il match, no. O si vede per il Pescara per televisione. Antonio, ci siamo dimenticati però qualche portiere. Prima ah sì, portieri pescaresi, che poi non hanno giocato col Pescara, che però insomma, sono stati grandi portieri. E uno è Dino Di Carlo, che ha Dino giocato Di Carlo, grande Catanzaro Dino. A Bologna, è stato veramente un grande portiere. Non hanno avuto mai la possibilità di arrivare a Pescara, anche se c'è stato quello. L'altro è stato Cantagallo, che è stato portiere della Spalla, quando la Spalla giocava in Serie A, ai tempi la Spalla di Mazza, che era quello il grande portiere, e poi anche del Lipizia ha avuto un'apparizione. Tra i recenti ci siamo dimenticati poi anche di Paolo Bordoni, che esatto, Paolo per Bordoni tanti è stato anni uno dei ha indossato dei la migliori, casacca insomma. Biancozzola, e poi Peppe Ventura pescarese, che ci ha fatto Peppe vincere Ventura, campionati che sta ancora a Pescara con lui abbiamo vinto il campionato di quarta serie, il suo titolare, poi l'anno dopo ha fatto qualche partita, sì, me lo ricordo, la famosa partita col Teramo. Ventura esatto. C'era se la ricordo. C'eri Gianluca, invece la palla era entrata, questo lavoro così mi piace, stai facendo come preparatore dei portieri, scusa. Vabbè, che stavi raccontando? No, quello di Franco Roselli quando ci rivedevo, ciao, la palla era entrata e sbottò a ridere. Gianluca, diciamo, tanti anni nella cura dei giovani portieri, perché i giovani ti danno qualcosa in più? Ma io diciamo che da tanti anni faccio l'allenatore dei portieri a livello dilettantistico, sì, come ho detto in altre situazioni, alleno portieri grandi e anche i ragazzi, anzi colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che alleno con un grosso abbraccio, perché sono molto legato a loro, e da 3 anni io alleno anche però nel calcio femminile con il Chieti femminile, e quest'anno c'è stato un bel derby con il Pescara, è finito 0-0, l'anno scorso invece le cose sono andate male per il Chieti perché ha vinto sempre il Pescara, però il Chieti femminile ha vinto con l'Under 15, quindi siamo in parità, e nella C quest'anno ci saranno questi due derby, ma al di là di quello è una bella esperienza. Dove ti trovi meglio, come allenatore del calcio femminile o come preparatore dei portieri? No, il calcio femminile faccio solo il portiere. Sì, sono, sono nello staff tecnico di Camillo, e loro hanno fatto anche la Serie A, la Serie B, e quest'anno appunto fanno la C, sono 2 anni che fanno la C, e diciamo che io faccio questo con molta passione, mi piace molto lavorare sul campo, stare con i ragazzi. Hai avuto pure un'esperienza con la nazionale dei non vedenti? Sì, per 2 anni ho lavorato pure come allenatore dei portieri della nazionale dei non vedenti, e c'è tanto da lavorare perché ci sono tanti giovani soprattutto che si avvicinano a questo ruolo, e questo ci fa piacere perché almeno nelle nostre zone i ragazzi sono attratti da questo ruolo. Poi è chiaro che c'è una selezione naturale, perché non è facile arrivare a grandi livelli, soprattutto anche il ruolo del portiere oggi, voi mi insegnate che è diventato molto più difficile, nuove norme eccetera, e ci vuole saper giocare a calcio, sì, anche con i piedi, sempre di più, e bisogna proiettare questi ragazzi verso un futuro diciamo differente rispetto a quello di prima, anche se però il portiere è sempre quel ruolo di riferimento che tutti noi apprezziamo. È il ruolo più difficile, è il ruolo più difficile. Sì, perché l'attaccante sbaglia il rigore e la partita finisce 0-0. Sì, e poi il portiere sbaglia, hai perso 1-0. Sono cambiate tante cose. Mancano 10 minuti in vista della partita di Ascoli. Volete dire qualcosa, qualche consiglio a Zauri, per esempio? Riccardo, l'allenatore a Zauri, di consigli ne posso dare due. Due? Sì. Il primo, di togliersi le mani dalle tasche, perché questo allenatore con le mani in tasca a me è anche molto simpatico, però un consiglio, e poi di mettersi una camicia un po' sgargiante, che questo blu è stato etichettato allo stadio dei tifosi, vedi, è molto, molto elegante, io non ho detto che è elegante, le mani in tasca intendi si deve muovere di più in classifica, sì, lui sì, beh, diciamo che il pubblico a fianco lo diceva appunto, magari si perché le cose stavano male, lui ha avuto questa plomb alla Franz Beckenbauer proprio davanti alla, e quindi forse magari, ma però in maniera un po' ecco, Literio, che profilo è Zauri dall'esterno?
Ma io non lo conosco ancora benissimo, sembra più un allenatore che ha una leadership democratica, che coinvolge molto i giocatori. E ricordiamo, no? Per chi lo ha dimenticato, che tu sei anche giornalista, quindi partecipi anche a qualche conferenza stampa. Sì, infatti alla prima me la ricordo benissimo, Zauri, sembra molto tranquillo, fa fatica, come dire, sembra ad arrabbiarsi, però forse in questo caso potrebbe essere utile. Certamente dovrà scegliere i giocatori più in condizione mentale adesso, cioè quelli che si automotivano da sé, un po' alla Ronaldo, no? E quindi dovrà scegliere bene, secondo me. E poi dovrà agire molto nell'affamare un po' i giocatori, anche nello stimolare la fame dei giocatori, l'aggressività. Tutto qui? Beh, direi di sì. Poi di solito dalle situazioni così all'angolo se ne esce anche con reazioni imprevedibili. Quindi mi aspetto anche qualcosa di imprevedibile da Comunque, Zauri. Caratterialmente è completamente diverso da Pillone, che si agitava molto in panchina. Sembra proprio di sì. Sembra più apparente, no, la sua calma di Zauri. Può esplodere da un momento all'altro. E non gli farebbe male. A me, per esempio, proprio l'aplomb di Zauri, questa calma mi... Ti piace? Mi dà fiducia, sì, mi affascina, sì, mi dà fiducia, forse perché io non riesco mai a stare calmo durante una partita. Anche perché è una persona abituata a certi livelli. Abituata a certe pressioni, giocata a certi livelli. È vero che l'allenatore è una cosa, il giocatore è un altro. Sì, però determinate realtà le conosce. Esatto. Però anche lui, prima dell'esordio sulla panchina del Pescara, la prima di campionato, disse: sarà una giornata diversa, il mio sogno. Quindi sentiva un po', certo, caratterialmente, a livello emozionale, certo, l'evento, no? Può essere anche il più esperto. È un carico di responsabilità. È bello, no? È bello che lo senta questo. No, ma secondo me sì. Anche ha un senso di appartenenza. No, anche perché oramai sono tanti anni. Tra l'altro, insomma, i figli sono cresciuti qui, vanno, esatto, a scuola, asilo, scuola, la moglie sta qui, stanno in centro. Vuol dire, è uno pescarese, vuol dire, esatto, al di là delle origini marsicane, diciamo. Però lui sente molto questa cosa, il fatto che sia tornato, abbia chiuso la carriera qui, abbia iniziato quello dell'allenatore qui, insomma, credo che sia per lui sia molto importante, al di là di quelle che possono essere le sue ambizioni, di ben figurare su questa piazza. Insomma, anche perché l'anno scorso ha fatto un bellissimo lavoro, vabbè, il giovane è diverso, però insomma. Certo. Tu, Tonino, come ti metti domenica? Io penso che... No, nel senso, in tribuna avrai amici ascolani, amici pescaresi. Certo, devi fare la scelta. A metà. Devi fare la scelta. A metà. Ti ferrai Pescara, ovviamente. Beh, per forza, cioè, sono tifoso del Pescara, cioè, sono di Pescara. Sono tifoso del Pescara, poi avere le attività là è un'altra cosa. Bravo. Però al di là di questo discorso, io penso che sarà una partita che sicuramente Zauri la preparerà bene, metterà qualche centrocampista in più, giocherà solo con Galano davanti, secondo quando me ci copriamo e non sarà abbiamo una buona tradizione, siccome è una tradizione, è quella che io ogni volta che sono andato abbiamo sempre perso, massimo pareggiato, sì, queste sono le cose, guarda, chi sa, quest'anno non avevamo, sì, bella, infatti, tradizione, però, a Cosenza abbiamo vinto, non avevamo cattiva, ci credete a queste cose? No, proprio per questo motivo potremmo sfatare la tradizione negativa, la potremmo sfatare proprio, perché io non credo ogni partita. Non hai giocato ad Ascoli tu, Gianni? No, sì, però sì, ho giocato in Coppa Italia, questo non la posso dire, dopo te lo dico. No, mo ce la dici, adesso ce la dici in diretta. No, ve la dico dopo, perché perché non se lo ricorda bene. No, combinato. È la cosa volgare che non posso dire in maniera elegante. Che è successo, Gianluca? No, non rende. Riguarda Gianluca? Lui, allora dilla tu, Gianluca. Io vi dico solo l'anticipo, lui praticamente Pescara perse, lui fece una papera in uscita, è uscita la papera. Poi nell'intervista abbiamo chiesto a Tom Rosati e lui ci ha dato una risposta alla Tom Rosati che vi dirò dopo, perché poi se la volete il dare... Il senso qual è? Che ha fatto la fesseria. Ma già allora... può succedere? Purtroppo. Poi facevamo una volta con la nazionale militare, io ho giocato con la nazionale militare, mi fecero fare il secondo tempo e c'era Bosco che allenava Ascoli. Sì, e quel pomeriggio fece veramente una bella partita, mi riscattai in un amichevole e c'era il Giannini che mi disse, fece una bella parata, mi disse: bravissimo Gatto, mi chiamo Gatto, Gatto. Allora mi risentì, no, ti sei riscattato. Quella fu l'Ascoli di Boskov che vinse il campionato, andò nella prima sera, stagione 85-86, insomma. Comunque non siamo superstiziosi, però so. Non siamo? No. Nessuno è superstizioso, però padre diversi, però, Francesco, uomini diversi, quindi ma no. Allora,
Abbiamo detto quasi tutto. Andrea, possiamo chiudere? Dimmi. No, dai, bravo. Ma io su. Grazie. Una cosa seria. È una cosa seria. Non intervenire, tanti zitti. Ti volevo dire che prima tu parlavi di allenatore. Comunque, sia Baroni che Marino avevano fatto meno punti di lui, sì. E comunque te li ricordo, giusto? Anzi, esatto. Li ricordo 6 e 7. 6... Marino fece 6 punti e vinse il campionato. No, però, vinse il campionato. Però, scusa, arrivò in testa alla classifica. Arrivò in testa alla classifica. No, lui si affonda sempre. Ha citato due allenatori che poi sono stati esonerati. Sì. Non hanno sì. Baroni, però, l'esempio, fece 3 punti. L'esempio non è calzante. No, non è vero. E fino all'ultima no, non è, giornata. Speriamo di no. Per... Ah, ma Baroni arrivò fino all'ultima giornata. Baroni, però, arrivò agli stessi. Però, arrivò. Bene. Cioè, voglio dire, la squadra si è ripresa. Quindi, che vuoi dire? Baroni e Marino hanno fatto peggio? No, voglio dire che bisogna dare fiducia a Zauri, che anche se è partito un po'. L'unica cosa, come dice Totò, sono stati tutti e due esonerati. Vabbè, cioè, Baroni è l'ultima giornata. Invece del non c'è due senza tre. Io non lo vedevo nell'ottica dell'esonero, ma lo vedevo nell'ottica che si riprenderà. Sì, nonostante la partenza positiva. Falsa, si può arrivare sì. Ad altri livelli. Questo è un concetto. Possiamo anche accettare, anzi lo accettiamo, esatto, perché la B è questa. È questa la B. Francesco, vinci 3 partite. Che ti senti di dire in chiusura? Rischia di più Giampaolo, Andreazzoli, Francesco o Zauri? Facciamo una... Com'è, scusami? Ero domenica. Rischia di più Giampaolo, Andreazzoli, di Francesco o Zauri? Giampaolo. Giampaolo è esonerato. Per credo i due di Genova. Io Andreazzoli di Francesco. Andreazzoli mi sa che lo toglie già. Già se, sì. Arriva, no, no. Se arrivano a domenica, no, no, però sembrerebbe Sampdoria con chi gioca, non sappiamo. Chi se lo ricorda? Sì. Andrea con chi gioca San Giovanni? Andrea, a me piace molto Andrea. Andrea? Sì. Ti ho preso in castagna? Sì, mi hai preso in castagna. Il Genoa gioca contro il Milan. Vabbè, il Genoa, invece Milan, la Sampdoria gioca salta. A Verona. Genoa-Milan. Esatto, uno dei due salta. A Sampdoria? A Verona contro l'Hellas. A Verona. Vabbè, Zauri io si salverà. Giampaolo si è già esonerato. Non perché ha completamente tutti i gol. No. Allora chiudiamo qui questo numero. Andrea, ricordando che domenica si giocherà alle ore 21, quindi sì. L'edizione verrà posticipata. Come funziona domenica? Sì, diretta stadio sulla Serie D, poi l'Abruzzo del pallone a partire dalle 19.30 e poco prima delle ore 21 di nuovo diretta stadio per il Pescara. Una cosa, perché poco fa nell'Ascoli, punteggio sempre 1-0 per la Cremonese, è stato sostituito Ninkovic al suo posto Shaja, ma poi le telecamere di Dazon hanno colto uno sfogo incredibile di Ninkovic che ha ripetutamente preso a pugni la panchina e penso che la cosa insomma avrà qualche strascico in vista primi della partita. Primi sintomi di nervosismo. Sì, fuori Ninkovic, dentro Shaja e pugni a ripetizione verso la panchina. Purtroppo Pietro, vuoi chiudere tu? Ma speriamo bene, speriamo bene, speriamo che riesca a ridare l'entusiasmo Zauri alla squadra. Allora, chiedo a Gianluca Pacchierotti perché lui ci viene a trovare poche volte giustamente per i suoi impegni, ai tifosi del Pescara che tu conosci perché sei sempre nel loro vicino, cuore, anche se cosa no. Ti senti di dire, di restare fiduciosi? Sì, è una partita secondo me bellissima dal punto di vista emozionale. Quindi credo che le motivazioni, come ho detto all'inizio, vengano da soli. Quindi. E speriamo che rientri una buona prestazione e soprattutto il risultato. Il risultato. Risultato. Grazie a Riccardo Clinco, a Pietro Viterio, a Francesco Di Francesco, a Totò De Leonardis, a Gianluca Pacchierotti, in bocca al lupo per le due attività. Grazie di tutto. In bocca al lupo e grazie a Tonino D'Angelo che si metterà nel settore dei pescaresi. Per forza, vabbè, ma è assodato. Grazie ad Andrea Costantini, ci vuoi ricordare i parziali? Non è cambiato. Allora, in Serie A a 8 minuti dalla fine Parma-Torino sempre 2-2, a Cremona siamo al 67esimo, Cremonese 1 Ascoli 0, invece in Serie C Girone A Juventus Under 23 1 Monza 3, siamo a 10 minuti dalla fine. Saluto anche Loris Bennato, i nostri tecnici influenzato che non è in studio, ringrazio la Publivideo di Roberto Pulimanti, la GT Fotovideo che è diventata famosa grazie a quel gol di Maradona a Pacchiarotti, ringrazio Stefano Ricanati, ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.